Nei primi due video di questa serie ho trattato quelle che chiamiamo le prime due leve causali, che sono il sapere e il saper fare, per portare un miglioramento nei risultati commerciali, sia qualitativi che quantitativi, della filiale. Ora, nel momento in cui abbiamo messo a posto questi due fattori causali, normalmente vediamo che i risultati commerciali iniziano a crescere. Il punto è che spesso non crescono per quanto potrebbero. Per quale motivo? Perché ci sono altri due fattori causali che spiegano le resistenze al cambiamento di un sistema. Quindi nel nostro percorso di evoluzione come società di consulenza ci siamo via via sempre più occupati di questi ultimi due. Inizio a parlare del terzo. Il terzo è quello che noi sintetizziamo con la voce voler fare. Quindi una persona sa che cosa dovrebbe fare nel dettaglio, anche le competenze per saperla mettere in pratica, però trova un problema a livello di voler fare. Con voler fare noi non intendiamo soltanto quella che possiamo definire motivazione cosciente o dichiarata, ma parliamo proprio anche di resistenze, magari più sotterranee e più inconsce. Ad esempio, noi distinguiamo la motivazione verso l'obiettivo, cioè abbiamo delle persone in filiale che sono assolutamente allineate sul fatto di voler raggiungere determinati obiettivi commerciali, ma che non sono allineate, quindi possiamo dire non sono motivate o hanno delle resistenze nei confronti di quello che è il metodo per raggiungere quegli obiettivi. Un esempio che faccio sempre è questo: la maggior parte delle persone vorrebbe parlare bene l'inglese, quindi ha una motivazione positiva verso l'obiettivo di saper parlare l'inglese, si immagina all'estero, nei viaggi, dialogare facilmente con persone di altri paesi, quindi tutto questo è molto motivante, ma poi poche persone, al termine di una giornata di lavoro, vanno a infilarsi in un'aula formativa con un insegnante d'inglese e magari poi a casa si vanno a studiare i vocaboli, la grammatica, eccetera. Cioè identifichiamo una forte discrepanza tra motivazione verso l'obiettivo finale e motivazione verso il mezzo che mi serve a raggiungere quell'obiettivo. Spesso in filiale, lavorando con le persone, noi incontriamo questa terza leva, incontriamo questa resistenza al cambiamento e quindi sappiamo che prima di poter realizzare un intervento di apprendimento organizzativo efficace, abbiamo bisogno di identificare quelli che chiamiamo alleati, li abbiamo chiamati cavalieri della tavola rotonda, che ci aiuteranno poi a creare risonanza rispetto a questo cambiamento. È chiaro che se noi iniziamo a coinvolgere delle persone, il 50, 60, 70%, poi di fatto, nonostante le migliori intenzioni dichiarate, non andranno ad applicare questo che noi abbiamo chiesto, come obiettivo del nostro intervento, chiaramente si creerà una cassa di risonanza negativa anziché positiva e questo limiterà la trasformazione e la crescita di tutta la struttura. Ben diverso è se cominciamo a lavorare con persone che ci creano questa cassa di risonanza che poi attireranno per effetto alone altri colleghi e poi altri colleghi e poi altri colleghi. Quindi per questo motivo noi diciamo che la partita si vince prima di entrare in campo. E sappiamo anche che non è banale fare questo, perché queste persone che saranno gli alleati non è così banale identificarli, non li si può identificare chiedendoglielo, perché le affermazioni, le dichiarazioni verbali non corrispondono sempre necessariamente con l'assenza di resistenze, magari più inconsce, appunto, e dall'altra parte non li si può nemmeno identificare guardando lo storico di quello che hanno realizzato. Perché un conto è ciò che hai realizzato e un conto è la volontà di applicarsi ad un processo di crescita professionale. Per questo motivo ciò che noi portiamo alle banche di credito cooperativo è un processo di selezione di questi che abbiamo chiamato cavalieri della tavola rotonda. Non è un processo standardizzabile, è un processo che viene costruito assieme alla banca ogni volta e che non ha soltanto l'obiettivo della selezione di questo gruppo di persone, ma anche come obiettivo quello di portare in loro motivazione ed entusiasmo rispetto al raggiungimento di questi obiettivi commerciali.